Gentili telespettatori, buonasera, eccoci con 20 e 30 la ronda, il nostro appuntamento fisso del martedì sera attraverso il quale noi cerchiamo di dare, come dire, amplificare le segnalazioni di voi amici da casa che giustamente segnalate in attesa di avere un minimo riscontro. Questa trasmissione è una trasmissione di denuncia e di proposta. Salutiamo un ospite, un abitué di questa passerella delle immagini. Parlo di Alfredo Luigi Conti. Buonasera. Che è un esponente dell'Associazione Etica e Politica, esatto, del PDL, Alfredo Luigi Conti, candidato alle ultime elezioni nella Puglia, prima di tutto con un lusinghiero risultato elettorale, ma molto impegnato nel sociale. E allora Conti, siccome il tempo è più che mai tiranno, soprattutto questa sera, partiamo dal primo blocco di immagini e le commentiamo insieme. Dimenticavo che il numero atto a segnalare è il 339-244-240. Se siamo pronti, ecco. Alcuni giorni fa, insieme al nostro operatore, abbiamo ripreso queste immagini sconcertanti in Piazza Fontana. Queste immagini sono state fatte mercoledì o giovedì scorso. Guardate come si trova la melma che praticamente domina quello che doveva essere lo specchio d'acqua della fontana. Conti, manutenzione zero. Allora, ritengo innanzitutto, ma da sempre, non da adesso, che quella fontana non è una fontana che deve stare lì proprio perché è costituita di materiale improprio. Io ritengo che ci debba essere una fontana tipo la Rosa dei Venti in piazza e bagno. In pietra, non in metallo. Ma al di là, Conte, se in pietra e in metallo. Sì, no, ma è di qualunque materiale sia. Sì. Però non possiamo avere questo stagno, no? Questo è uno stagno. Anche perché è un biglietto da visita per tutti coloro i quali entrano nella città vecchia, si trovano o escono dalla città vecchia, si trovano questo scempio. Come posso chiamare scempio? Perché non è giusto. Non è giusto presentare la città con questa fotografia. Assolutamente. Io ritengo che bisogna essere molto più funzionali e attenti e scrupolosi all'immagine della città. Ecco, preciso che queste, non so se al momento in cui stiamo andando in onda sia stata ripulita, non lo so. Fatto sta che per 10, 15 giorni, 20 giorni noi abbiamo avuto questa melma, questa palude. Il vostro compito, se mi permette, dottor Abbate, è anche quello di informare, evidenziare i malesseri della città. Ok. Secondo blocco di immagini, possiamo rientrare in studio e da Piazza Fontana andiamo, vediamo il nostro regista dove ci porta, in via Lombardia. Sì. Via Lombardia, Italia Montegranaro, una via bella ampia e soprattutto nelle ore pomeridiane o in quelle notturne, proprio perché è ampia, le macchine scorazzano a velocità davvero pazzesca. Non ci sono rallentatori e quindi effettivamente per chi transita a piedi da quelle parti c'è il rischio di volare in aria. Io più volte ho notato, perché è una zona che facilmente ci passo insieme alla mia famiglia per andare in Piazza Sicilia o altri luoghi tipo via Liguria, e questo l'ho notato da un bel po' di tempo, tant'è che dissi hanno piazzato rallentatori dappertutto e non mettono su questa strada che è larga e permette di camminare con una certa libertà, troppa libertà, dove deve essere sicuramente rallentata questa diciamo movimentazione di macchina con dei rallentatori. Secondo me sono indispensabili, dottor Abbate. Anche perché vengono messi in posti magari in cui non c'è questo impellente bisogno e qui invece dove servono come il pane purtroppo mancano. E qui mi collego anche a una richiesta che feci io personalmente
via Mediterraneo, nei pressi della Fenice. Dove, lì ci sono stati purtroppo molti morti, infatti, con tanto di lapidi. Infatti, ecco perché ritengo doveroso da parte dell'ente amministratore di questa città intervenire immediatamente, specialmente per la sicurezza delle persone. Ok, andiamo all'ulteriore blocco di immagini. Eccoci, siamo in via Acton e dintorni, è all'altezza più o meno delle 10 palazzine. Allora, qui praticamente è stato, abbiamo innanzitutto qui proprio alle spalle, in via Acton, è stato un tratto da alcuni mesi, da 4-5 mesi a questa parte, è diventato a doppio senso di marcia, sì, mentre prima era a senso unico, il che crea dei pericolosi incroci e incontri tra macchine, per cui spesso si rischia l'incidente, perché c'è una macchina che va in un senso, l'altra macchina che va in un altro, in prossimità della svolta della curva, e purtroppo, ripeto, è stata fatta, come lo vedete, è stata fatta questa scelta inopportuna, così come anche quel tratto nelle vicinanze di via Acton, proprio alle spalle delle cosiddette 10 palazzine, è a doppio senso di marcia, è un doppio senso di marcia su una bretella stradale, diciamo così, abbastanza stretta, angusta, su un tratto di strada appunto abbastanza stretto, per cui il doppio senso, ecco, non è ancora questo, ma lo vedremo fra poco, dove sta svoltando la macchina, diventa abbastanza pericoloso. Ecco, vedete qui anche gli incroci come si creano, ecco, sì, e questo è il tratto a cui facevo riferimento. Ascendere, macchine parcheggiate da un lato e dall'altro, se proseguiamo con le immagini ancora, poi ecco, magari proprio focalizziamo il punto a cui facevo riferimento. Comunque, voglio dire, al di là, ecco, proprio questo tratto è a doppio senso. Sì, infatti. E il manto stradale, il tratto in cui si cammina è stretto e le macchine, il doppio senso diventa pericoloso. Ecco, voglio dire, questi sono degli esempi che io ho fatto proprio per dimostrare, Conti, come certe scelte siano davvero... davvero scellerate. Ritengo che per quanto riguarda non è da pochi mesi. Qui a doppio senso. Sì, quindi... sì, ma non è da pochi mesi. No, è un 5-6 mesi forse. Forse qualche cosina di più. Però in questo caso presumo che chi è che abbia fatto questa scelta... L'ufficio viabilità e traffico. Esatto. Non abbia dato quell'importanza sulla sicurezza della viabilità. Ho notato spesso, perché ci passo andando a Maricentro e altrove, che sono proprio i parcheggi che sono esageratamente scomposti. Già si può notare dalla presentazione di questa immagine dove si vedono parcheggiare macchine fuori luogo. E questo non va bene, essendo molto stretta come strada, o si toglie la doppia viabilità, oppure si tolgono i parcheggi. Una strada, una cosa bizzarra. Ok, ora Conti, lei è abituato a fotografare tante immagini di degrado, soprattutto in quel di San Vito e Lama. Ha prodotto una serie di foto che commenteremo insieme, perché io le ho viste, ma ovviamente è farina del suo sacco e suo pane quotidiano. Ecco, il nostro prezioso regista Luca De Vito ora farà scorrere in sequenza queste immagini. Ci dica, Conti, questo allora, che cos'è? Questo è uno scempio o una discarica a cielo aperto nei pressi del campo sportivo di Talzano, su via Mediterraneo. Ci siamo già stati, non è cambiato nulla. Esatto, no, è aumentato, lo scempio. Come può vedere, possiamo regalare... camere da letto, cucine e così via a chiunque vuole e ne ha necessità. Andiamo avanti. Ma questo che lei mi consenta, questo scempio è già da quasi 2 anni. Eh sì, perché ci siamo stati 5-6 mesi fa insieme. Esatto, ma anche in un'altra occasione precedentemente. Ora io mi domando, a 100 metri c'è una stazione ecologica? Possiamo andare avanti, perfetto. Sì, che cosa si aspetta a intervenire? Stanno lavorando molto bene sulle strade principali, io devo essere sincero, perché il cambiamento è avvenuto. Qui ci troviamo di fianco a Pezzavilla,
Qui stesso io invitai il dottor Pucci, che venne tempestivamente insieme a me a valutare la questione di... Cos'è qui, erbaccia? Di questo... No, queste sono cumuli... Cumuli di... Praticamente loro sono venuti... Cumuli di verde, verde abbandonato. Gettato, sì, insomma, sì, sì, perché scartato. Tutte le ville prendono e portano lì. Appunto. E perché manca, a parte che poi ci sono i soliti incivili che approfittano di notte o di sera tardi a prendere e portare lì. Ma perché? Perché non c'è un'osservazione visiva. Cioè, io vorrei mettere delle telecamere proprio per visualizzare coloro i quali vanno, vanno a depositare a... questo. E si trova questa, quello che lei sta vedendo, si trova vicino all'altra stazione ecologica di fronte a Reset e Benzavilla. Vede quello che adesso che... sta rappresentato bene, quella là a settembre, grazie anche alla immediatezza del dottor Pucci, abbiamo pulito a raso tutto quel territorio e oggi ci ritroviamo oggi, queste sono fatte e lì bisogna tutto... mettere i vigili urbani e le forze dell'ordine, ma oltre questo la pulizia, la bonifica conta, ma fino a un certo punto, sì, perché sì, se io sì, oggi sì, pulisco sì. E domani mattina vanno a scaricare, facciamo l'arte esatto. dei pazzi. Questa è un'opera di quasi un anno, perché a settembre a ottobre fu pulito dell'anno scorso per bene e oggi ci ecco, troviamo. Andiamo avanti, se chiedo all'amico De Vito se ci sono altre. Ecco, qui, ecco, dove, qui è l'isola ecologica, esatto, no? Di Pezzavilla. Via, no, questa no. È di Via Mediterraneo. Via Mediterraneo. Di Via Mediterraneo. Allora, vede, io dico, la gente che ci passa, che idea cioè, si può una, fare di un'isola un'organizzazione ecologica con annessa discarica, esatto. dove si scarica allora, impunemente come, in un'isola ecologica. Esatto, come si fa? Bisogna, secondo me, se per evitare questo scempio bisogna recintare, se loro vogliono depositare temporaneamente questi materiali, non li devono mettere, non devono essere messi in mostra da chiunque ci passi, perché poi... Questa strada, che è Via Mediterranea, è un passaggio che viene dalla strada del Salento, della Litorania. Pertanto chiunque che passa vede questo scempio. Ok, andiamo ancora avanti. Se ci sono altre foto, se no... Ecco, questa, dove siamo? In Via delle Marmore. È a San Vito? A San Vito, esatto. Questo che lei vede è un qualche cosa che già dura da qualche mese. Ora mi domando, e qui come al solito sollecito e chiederò ancora una volta al dottor Pucci o a chi che fa da riferimento che ci siano i controllori di zona, cioè coloro i quali devono... Vedete, quel solito amianto, esatto, di Via Mar, è esatto. da anni sta lì. Sono da tre anni che... Questi pannelli, siamo lei andati, se lo ricorda, come no? Quando lei proprio... Vede, questa che è bella... Che bella litoranea. Esatto, un bel mare, ma non riusciamo. Sono le che stesse bel litorale, cose. Litorale. Litorale. Esatto. Sono le stesse cose che lei ha fatto registrare. Non è cambiato nulla. Non a questo punto cambiato. Potevamo archiviarle e farle rivedere. Perché forse è peggiorato perché si sono accumulati. Ecco, vede, è peggiorato. Allora mi domando, signori, io amo questa città come l'amiamo tutti quanti. Bene, vogliamo renderla presentabile questa costa? Con iniziative innanzitutto di bonifica. Ok, ok. Chiedo alla regia se il tempo è scaduto o meno. Forse abbiamo ancora, ora ce lo comunicheranno, comunque conti. Ecco, andando così apriamo una brevissima finestra politica. Ieri è venuto Fitto a Taranto. Sì. Questo PDL che si vuole rimettere in marcia a Taranto città soprattutto. Io ritengo che... Personalmente, ciò che dico è tutto personale, se non...